Buonasera, 19:11 minuti, mercoledì 30 gennaio, ben ritrovati con Infostudio. Il presidente della Regione Oliverio ha dunque oggi avuto il via libera dal giudice per le indagini preliminari di Catanzaro, col parere conforme anche del pubblico ministero, a partecipare alla seduta del Consiglio regionale, tanto che era regolarmente al suo posto in aula. Oggi all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea c'era un solo punto, vale a dire il dibattito sul federalismo differenziato. Vi ricordo che Oliverio dal 17 dicembre si trova all'obbligo di dimora nel suo comune, nel comune in cui risiede, da San Giovanni in Fiore, che il provvedimento è stato emesso nell'ambito di un'inchiesta in materia di appalti pubblici coordinata dalla Procura di Catanzaro. Oggi il capo della Polizia, Franco Gabrielli, ha partecipato a Catanzaro all'inaugurazione della sezione giovanile della Judo delle Fiamme Oro. È la prima che il corpo del gruppo sportivo della Polizia apre nella nostra regione presso la palestra del centro polifunzionale di Vabar Lamda Seminara nel capoluogo di regione. Domani, ve lo posso preannunciare, nel corso anche dello spazio riservato allo sport, una intervista con Pino Maddaloni, campione olimpico nella categoria fino a 73 kg, nel judo naturalmente, per chi non lo sapesse, credo siano pochi, alle Olimpiadi di Sydney del 2000. Il capo della polizia ha parlato, si è soffermato, anzi a lungo, sulla questione degli organici, riferendosi sia alla questura di Catanzaro, che non verrà declassata dalla prima alla seconda fascia per sua espressa volontà, ha chiarito, avendo anche un aumento dell'organico di circa 100 unità, e poi ha parlato della situazione più generale. Mancano circa 20.000 poliziotti in questo momento, nel rapporto ovviamente tra numero degli appartenenti al corpo e popolazione residente, ma ne mancheranno molti di più entro 10 anni, perché ci saranno 40.000 pensionamenti ed è impensabile che nel frattempo si colmi questo divario, che diverrà dunque nei prossimi 12 anni di ben 60.000 uomini. Gabrielli ha però detto che l'apparato dello Stato è in grado di sopperire sufficientemente a questo problema, a questa sicura carenza, e ha anche aggiunto che però bisogna mettere mano anche ad altre questioni, come per esempio all'eccessiva cartolarizzazione delle scuole di polizia, a partire da quella di Vibo Valentia. Se entro il 2023 non si porrà rimedio a questa situazione, ha detto Gabrielli, bisognerà dismetterla. Ascoltiamo, le sue parole. Il non declassamento della questura, lei sottolineava, riguarda come dire, l'osservazione di una situazione oggettiva che prescinde anche dai dati. Questo significherà però anche immissioni in ruolo negli organici della questura di Catanzaro? La questura di Catanzaro, proprio mantenendo la fascia che credo necessiti in questa realtà, avrà un incremento di un centinaio di uomini. Ovviamente, come mi sforzo sempre di dire, perché poi su questo tema degli organici, che parli a Trento, che parli a Lampedusa, c'è un grande equivoco. Sugli organici bisogna dire tre cose, perché se no non ci capiamo. Che nel nostro paese c'è stata una stagione nella quale si è detto, si è scritto, si è sottolineato che i poliziotti e i carabinieri erano troppi. Nella stagione della finanza creativa, nella stagione dei tagli lineari, si è bloccato il turnover. Vuol dire che quando andava in pensione qualcuno non si sostituiva. E tutto questo ci ha consegnato una polizia che doveva essere 117.000 unità e oggi è 98.000 unità. Ma la cosa più preoccupante, con una media altissima, noi nelle questure veleggiamo tra 49 e 52 anni. E questa è la prima verità che non possiamo dimenticarci, perché i guasti che si sono prodotti con il blocco del turnover ci vorranno anni per colmarli, perché i poliziotti, se io potessi andare per strada e fare la selezione così per strada, e una volta che impongo la mano sulla testa di qualcuno, quello diventa poliziotto o poliziotta, sarei la persona più contenta di... Non funziona così. Ci vogliono procedure concorsuali, ci vuole periodi per formarli. Peraltro, anche qui sono state cartolarizzate le scuole. Vibo Valentia, che è per me un presidio fondamentale, è una scuola cartolarizzata. Il che significa che nel 2023, se non si metterà rimedio, la dovremmo in qualche modo dismettere. Seconda questione, sulla quale anche qui non ci vuole la zingara. Siccome la stragrande maggioranza degli arruolamenti è avvenuta negli anni 80,
mediamente a 60 anni si va in pensione. E siccome la matematica non è un'opinione, da quest'anno al 2030, che non è da qui a 50 anni, ma in questo decennio, nella mia amministrazione se ne andranno in pensione 40.000 persone. Quindi noi dobbiamo recuperare il gap del turnover, del blocco del turnover e le persone che vanno in pensione. Esatto. E siccome questo non si potrà fare in poco tempo, quando io sento quelli che si sono svegliati come Alice nel Paese delle Meraviglie e dicono: ah, non ci sono i poliziotti, non ci sono le poliziotte, ogni tanto anche vedo alcuni della mia amministrazione, le organizzazioni sindacali che fanno strepiti, a parte un po' provocatoriamente, io che per 10 anni sono stato lontano da questa amministrazione, mi viene la famigerata domanda: ma dove eravate? Allora, io non ritengo che i problemi siano irrisolvibili, ma ci vuole tempo. Ci vuole tempo, ci vuole raziocinio. Alle 13.50 abbiamo parlato dello sforzo che il sindaco di Crotone Pugliese sta attuando per affrontare l'avvertenza dell'Abramo Customer Care, l'istituzione di un tavolo permanente di confronto, la richiesta al prefetto perché si convochi un tavolo a Roma, quindi presso il Ministero dello Sviluppo Economico, quindi col governo e tutti gli attori in causa. Oggi il deputato del Partito Democratico Antonio Viscomi ha detto di aver presentato in commissione lavoro una risoluzione per chiedere al governo di convocare un tavolo negoziale tra le rappresentanze dei lavoratori dell'Abramo Customer Care e le amministrazioni interessate per individuare ogni misura utile per la tutela occupazionale dei lavoratori già colpiti dagli effetti della nuova normativa sui contratti a tempo determinato e per quelli che potranno esserne interessati nei prossimi mesi. Nella risoluzione si chiede anche di adottare ogni iniziativa legislativa volta ad accompagnare l'efficacia delle nuove disposizioni con misure di incentivazione per trasformare i contratti a tempo determinato, che sono attualmente vigenti, in contratto a tempo indeterminato e per rimettere alla contrattazione collettiva la definizione più puntuale e appropriata delle causali per i rinnovi e le proroghe dei contratti. Ci sono due consiglieri comunali di Reggio Calabria, uno è anche un assessore, che in queste ore stanno facendo parlare per episodi non propriamente di cui andar propriamente fieri, mettiamola così. Allora, le immagini si riferiscono, l'audio non lo sentirete, ma è appena impercettibile, vedete quest'uomo che alza la mano sinistra, evidentemente facendo un saluto romano, il consigliere comunale di Forza Italia di Reggio Calabria, Lucio Dattola, che è anche stato candidato sindaco, e che ha risposto così e con un "a noi" a bassa voce all'appello effettuato nell'aula dell'Assemblea per verificare il numero legale. Il gesto è stato ripreso da una telecamera, ve l'abbiamo mostrato, è stato definito gravissimo, inqualificabile ed inaccettabile dal sindaco di Reggio Calabria Falco Matà. Ancora più grave, ha detto Falco Matà, perché è accaduto all'interno dell'aula del Consiglio, che è la massima assise democratica, è un vilipendio delle istituzioni. Il coordinatore dell'area metropolitana di Reggio del PD, Giovanni Puccio, ha parlato di episodio gravissimo che offende il decoro delle istituzioni. Polemica anche per il post sui social dell'assessore alla sicurezza urbana di Reggio Calabria Zimbalatti, che ha commentato in maniera discutibile, gli ha detto di non aver mai scritto quella frase, che qualcuno si è introdotto nel suo profilo e l'ha fatto, una frase di un calciatore della Regina, affondiamo gli zingari, scritto in dialetto, era questa la frase incriminata che ha suscitato numerose reazioni. Il segretario nazionale dell'FSP, sindacato di polizia, Brugnano, ha chiesto al sindaco di Reggio Calabria di sollevare dall'incarico Zimbalatti, e analoga richiesta è giunta anche dal consigliere regionale di Forza Italia Domenico Tallini. E parliamo invece adesso dell'inaugurazione di una pista per mountain bike che si è tenuta alle porte di Crotone, che ha seguito per noi Giuseppe Laratta, pista che è stata disegnata, diciamo così, su un terreno confiscato all''Ndrangheta.
una doppia lezione sull'ecologia e sulla cultura della legalità è quella che nella mattinata di martedì alcuni piccoli studenti di Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese, hanno appreso durante l'inaugurazione della pista ciclabile per mountain bike aperta in Contrada Cepa. La particolarità di questa iniziativa, curata dalla cooperativa Terre Ioniche, dall'associazione Ciclofficina e dagli amici del Tedesco, è che il circuito per le due ruote nasce su un terreno confiscato alla criminalità organizzata. Questo è un progetto finanziato da Fondazione Con il Sud e Fondazione Vismara e prevede tre parchi, una Acropoli Marina che abbiamo già inaugurato a giugno, poi oggi c'è l'inaugurazione di questi due parchi, uno qui a Isola e l'altro a Cirò. E l'idea è quella di lavorare con umiltà insieme per dare dei parchi che possano essere un'attrazione per i ragazzi. Abbiamo pensato questo progetto un po' di tempo fa e poi grazie alla rete, grazie alle collaborazioni, grazie a Terre Ioniche siamo riusciti insieme a realizzare questo sogno, diciamo, dai, perché costruire una pista di mountain bike sui terreni confiscati per noi è un sogno. Ovviamente c'è stato un lavoro tecnico e di progettazione per quanto riguarda la pista. Abbiamo 12 biciclette per adulto di medio-alto livello e 11 biciclette per ragazzo e bambino. Abbiamo i relativi caschetti e ginocchiere e abbiamo preso anche ovviamente tutti gli attrezzi per lavorare, quindi le chiavi, i cavalletti. E per lo sviluppo del cicloturismo abbiamo preso dei ganci che si attaccano ai furgoni e alle macchine per offrire dei percorsi guidati in bicicletta. È un nuovo progetto che vuole arricchire quella che è già l'attività della cooperativa e soprattutto, insomma, dare ulteriori spunti per vivere i beni confiscati alla comunità. E quindi a partire da una collaborazione con l'associazione Amici del Tedesco, il contributo, insomma, tecnico anche dei ragazzi di Ciclofficina, si è ottenuto un progetto finanziato, cofinanziato dalla Fondazione Con il Sud, e da lì appunto si è sviluppata poi tutta l'idea legata all'attività sportiva, ricreativa, ludica e chiaramente in parallelo anche di educazione alla legalità, nonché insomma alla correttezza pure nell'esecuzione delle attività. È stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, danneggiamento e minacce nei confronti dell'ex fidanzata Villa San Giovanni, un uomo di 30 anni che è responsabile di diversi atti persecutori nei confronti della sua compagna per 6 mesi, una donna di 44 anni che è stata letteralmente vessata da quest'uomo che si era impossessato delle sue credenziali di accesso ai social per leggere le sue conversazioni, le aveva imposto di cambiare utenza telefonica e l'aveva costretta persino a lasciare il posto di lavoro. Fra l'altro aveva minacciato anche l'ex convivente della donna e i suoi colleghi di lavoro. Cresce Culturmedia, che è il settore di Legacoop, la particolare branca di Legacoop che si occupa di cultura, turismo e media comunicazione. Arrivano buoni segnali a 2 anni dalla nascita in Calabria di Culturmedia, il settore di Legacoop che mette insieme le cooperative che si occupano di cultura, turismo e comunicazione. Il primo congresso regionale parla di un movimento in crescita, al pari di quanto accade a livello nazionale e che punta, spiega il presidente reggente di Legacoop Calabria Claudio Liotti, a creare una rete che ottenga risultati sempre migliori. La riorganizzazione di Lega ha determinato 2 anni fa la nascita di Culturmedia, che di fatto mette insieme tutte le cooperative che appartenevano al settore culturale, al settore turistico e al settore della comunicazione, in una logica che segue sostanzialmente l'andamento sia delle politiche comunitarie che delle politiche nazionali, dove cultura, turismo e informazione in qualche maniera sono massa critica dello stesso ragionamento, e così abbiamo fatto anche come organizzazione. Cioè, l'idea era quella di mettere insieme queste cooperative per creare un sistema di rete, quindi creare quelle condizioni di una interfaccia, di una sinergia fra queste cooperative che potessero traguardare risultati migliori. I 2 anni trascorsi ci hanno detto che è così. Il percorso calabrese, aggiunge il presidente nazionale di Culturmedia Roberto Calari, procede in piena linea con quello nazionale, che finora vede quasi 1000 cooperative aderire a Culturmedia, con prospettive interessantissime per la promozione del territorio e la creazione di posti di lavoro qualificati. Vuol dire che in tutti i territori italiani cultura, turismo, comunicazione, direi anche in più industria culturale e creativa, cioè quell'insieme di realtà che sono ancora più ampie di questi settori, che sono una sorta di aggregazione che fa l'Europa anche per dire come questi settori siano connessi fra di loro, sempre più integrati fra di loro, e quindi siano anche dei mercati,
un tipo di lavoro professionale nuovo importante da stimolare. Ecco, tutto questo dà il segno di una presenza cooperativa molto importante che ha una connotazione di fondo, credo che sia importante per la Calabria, importante anche per altri luoghi, che è il territorio. Questo universo è radicato sul territorio e lavora ogni giorno in contatto con le comunità locali, con le amministrazioni locali, con gli altri importatori di interessi locali, con le comunità, soprattutto con i cittadini, per creare sviluppo sostenibile partendo da cultura e dal patrimonio culturale e da quello ambientale. Nascono cooperative di comunità che sono l'altro grande portato più recente, sia di Culturmedia che della cooperazione in generale, dove ci sono interi territori che si ritrovano a condividere dei bisogni comuni e dei modi per valorizzare al meglio identità e territori in chiave ovviamente di lavoro e di sviluppo di quei territori, sempre in chiave di sostenibilità. Considerando che nel futuro tutti i segni più sono legati più che in altri settori a queste competenze, al lavoro che si crea in questi settori, credo che sia un bel punto di partenza perché la cooperazione lo sta facendo in modo importante con la nascita di Culturmedia, ma tutti gli altri interlocutori del territorio vedono questo come un orizzonte straordinariamente importante di investimento per contribuire allo sviluppo sostenibile dei territori e a creare lavoro. È qui che nei prossimi anni si creerà il maggior numero di posti di lavoro, lavoro professionale, lavoro qualificato, lavoro innovativo. Abbiamo convocato. Dalla prossima stagione calcistica, dalla stagione 2019-2020, la Serie B tornerà ad avere, come era fino a qualche anno fa, 20 squadre, una in più rispetto a quest'anno. Sparisce la squadra che riposa e per modificare il format è necessaria una promozione in più dalla Lega Pro, quindi dalla Serie C, quindi non 4 promosse ma 5, e sui criteri per la verità vi risparmiamo i particolari. Per questa stagione le promozioni dalla Lega Pro alla Serie B quindi saranno 5, le retrocessioni dalla Lega Pro alla Serie D diminuiranno a 7. Ultime ore di calciomercato, domani si chiude, movimenti del Crotone in entrata e in uscita. Per quanto riguarda gli attaccanti, arriva dall'Empoli in prestito Samuel Mraz, lo sloveno Mraz, mentre parte invece l'argentino, l'italo-argentino Claudio Spinelli. Questa sera in prima serata alle 21:10 su Video Calabria, Io scelgo Calabria. Questa volta Massimo Tigani Sava si occupa soprattutto di sicurezza, di criminalità. L'opportunità, il pretesto gli è stato offerto dall'inchiesta Ossessione, di cui ci siamo occupati lunedì scorso, inchiesta contro il narcotraffico delle nostre 'ndrine, e proprio di questo si è discusso, fra l'altro anche poi dei flussi turistici potenziali dalla Cina, uno stralcio della trasmissione di questa sera nel servizio. Alle 21:10, nuova puntata di Io scelgo Calabria, trasmissione televisiva legata all'omonimo progetto di comunicazione integrata che mira allo sviluppo economico-sociale sano e sostenibile della regione. Questa sera Massimo Tigani Sava si occuperà della repressione del traffico internazionale di droga che vede protagoniste le principali 'ndrine calabresi. L'ultima inchiesta della Procura Antimafia di Catanzaro, guidata da Nicola Gratteri, ha messo in luce ancora una volta la dimensione internazionale dell''ndrangheta ed il fatto che l'enorme disponibilità di capitali costituisca la base di questo suo strapotere nel narcotraffico a livello europeo. Nella seconda parte della trasmissione un'interessante intervista al presidente di Welcome Chinese, Jacopo Sertoli, per fare un tuffo nel mondo della Cina e nell'enormità dei suoi potenziali flussi turistici, argomento di cui la trasmissione continuerà a occuparsi anche in futuro. Io scelgo Calabria andrà in onda in replica venerdì 1 febbraio alle ore 23 e domenica 3 febbraio a mezzogiorno. Ecco un breve stralcio dell'intervista al procuratore Gratteri. Lei ha accennato in conferenza stampa questa capacità, che poi per voi è anche chiaramente un impegno operativo più importante, di relazionarsi con criminalità che viene da altri paesi. Ha accennato al Marocco, all'Albania. Sì, sostanzialmente stiamo vedendo sempre più questa internazionalizzazione delle organizzazioni criminali, cioè nei traffici non vediamo solo l''ndrangheta appunto, cioè 20, 30, 40 ndranghetisti all'interno di queste strutture che portano tonnellate di cocaina in Europa, vediamo 3-4 albanesi, l'olandese, il marocchino, il montenegrino, e questo cosa vi fa capire sempre più la globalizzazione delle mafie, sempre più l'intessere rapporti sul piano internazionale, cioè questa apertura delle mafie in nome del dio denaro, in nome del business.
Procuratore, un'ultima domanda. Lei ha fatto riferimento anche in relazione all'anno giudiziario, che è stato un argomento attualissimo, all'importanza che per lei riveste questo confronto con i cittadini, cioè i cittadini che devono avvertire che lei è un amico della legalità e un amico delle istituzioni. Sì, per me è importante e fondamentale il rapporto con la gente. Io voglio che gli usurati, gli estorti e quelli che subiscono ogni giorno si sentano rassicurati da noi, sentano le forze dell'ordine, sentono la magistratura vicina, che si prende carico, si prende cura delle proprie ansie e dei problemi che queste, delle vessazioni che queste stanno subendo. Dunque, io scelgo Calabria con Massimo Tigani Sava. Vi ricordo, per restare aggiornati, tutte le notizie di cui ci siamo occupati e molte altre in tempo reale sul nostro sito allnews.digital24.it, e grazie per averci seguito. Buona serata.